I titoli di coppia sono in questo momento vacanti, bisogna trovare un nuovo padrone e quindi bisogna fare un torneo. Questo è quello che ha fatto la All Elite Wrestling e non tutto sembra andare per il verso giusto. Cerchiamo di farci qualche ragionamento e capire un pochino come potrebbero andare le cose. Benvenuti a tutti, io sono Stefano, la voce di AEW Italian Podcast. Anche oggi sono qua per parlare di All Elite, nello specifico di questo torneo che sta per iniziare. Di base vedremo abbiamo visto a Collision e vedremo nel prossimo Rampage. Peraltro Rampage sarà in coda Dynamite, quindi lo vedremo live nella notte tra mercoledì e giovedì, e sostanzialmente ci sarà la seconda wild card. Abbiamo già visto uscire di scena l'House of Black a favore degli Infantry, ovviamente con l'aiuto da parte di Mark Briscoe, che è in faida al momento con l'House of Black, però intanto gli Infantry sono passati oltre. Mentre invece dall'altra parte avremo una wild card dove ci saranno i Best Friend, ma nella formula Trent e Orange Cassidy, che andranno contro la Don Callis Family con Powerhouse Hobbs e Kyle Fletcher, e si deciderà chi passerà oltre, chi andrà al turno successivo. Sicuramente è interessante perché Hobbs e Kyle Fletcher non hanno mai fatto coppia. In realtà Fletcher fa coppia di solito con Mark Davis, ma Mark Davis è fuori da un po' di tempo per un problema al braccio. A questo punto direi che non so quanta potenza di fuoco possono avere, soprattutto dato che dall'altra parte c'è Orange Cassidy. La mia previsione è che passino proprio Orange Cassidy e il buon Trent, che sicuramente ha raccolto troppo poco rispetto al suo valore, soprattutto nella parte iniziale della sua carriera. Quindi le wild card vanno a terminare e a questo punto poi si profilerebbe ovviamente tutto il resto, perché i vincitori di questa seconda wild card andrebbero contro l'Undisputed Kingdom, e quindi anche lì sicuramente, se vuoi provare a creare qualcosa di interessante, soprattutto perché l'Undisputed Kingdom è comunque campione di coppie anche in Ring of Honor, qualcosa devi tirar fuori. Tra l'altro, essendo loro stati in faida con Orange Cassidy, mi sembra abbastanza ovvio che passerà Orange Cassidy il turno. E poi, sempre da quella parte del torneo, ci sono gli Young Bucks che andranno contro i Private Party in una sorta di replay di quello che è stato il primissimo torneo per assegnare i titoli di coppia, in cui i Private Party a sorpresa sconfissero proprio gli Young Bucks ed eliminarono quindi una delle coppie principali, diciamo i più facilmente intuibili come primi campioni di coppia della All Elite, che invece rimasero fuori. Quindi nel primo torneo ovviamente Young Bucks eliminati, stavolta andrà al contrario, andrà ovviamente all'opposto. Quindi mi immagino gli Young Bucks di base che possono passare il turno e trovarsi in semifinale contro Orange Cassidy e Trent, e così arrivare a cedere in finale. Io mi auguro, spero, che lo facciano nel modo peggiore possibile. Cioè, gli Young Bucks, se devono arrivare ai titoli, devono arrivarci con questa gimmick in cui praticamente forzano sempre la mano, in qualche modo trovano il modo per sfruttare le situazioni. È vero, non hanno vinto il titolo contro Sting e Darby Allin, è vero, fuori da lì diventa un po' problematico, però possono essere fermati in finale. Io credo però che a Dynasty ci sarà la compagine degli Young Bucks dentro il pay-per-view, e immagino proprio che vadano in finale. Contro chi potrebbero andare? Beh, dall'altra parte, se la wild card ci ha detto Infantry al primo turno, c'è subito una lotta, una battaglia contro gli FTR, una battaglia che era già stata preventivata prima. Infatti nel Collision precedente si erano proprio visti gli FTR a confronto con gli Infantry, e di base i due gruppi avevano già spoilerato la vittoria degli Infantry contro l'House of Black. E qua sarà interessante, perché ovviamente io credo che gli FTR passeranno il turno e che lo faranno con un buon match, cioè in realtà faranno un ottimo match i due team, proprio perché gli FTR ci tengono molto, l'abbiamo visto anche nelle parole di Dax sui social, agli Infantry, e quindi gli faranno fare una gran bella figura. Ovviamente poi gli FTR dovranno in semifinale vedersela con gli altri due che fanno parte di questo lotto, cioè Top Flight oppure Big Bill e Ricky Starks.
e sarebbe interessante anche qua vedere Big Bill e Ricky Starks che passano il turno sui Top Flight, perché sono ex campioni di coppia e non si sono più visti e quindi possono andare avanti. E chiaramente ci sarebbe un rematch tra gli FTR e gli ex campioni che avevano proprio tolto agli FTR i titoli, e alla fine a Dynasty la finale FTR contro Young Bucks, una finale che di base sarebbe anche quel match che avremmo dovuto vedere, dato che i Bucks avevano vinto una title shot che poi gli è stata portata via. Insomma, un po' di cose avremmo già dovuto vederle, e verosimilmente vedremo un altro capitolo di questa saga, e questa volta saranno i Bucks a vincere dal mio punto di vista, e capiremo poi come e quando. Vediamo, perché gli FTR di nuovo campioni, boh. I Bucks di nuovo campioni, boh. Mi auguro onestamente che, nonostante questa sia un po' la traccia che io vedo delineare, si vada per fare qualcosa di particolare. Di base mi dispiacerebbe vedere ancora Orange Cassidy con un'altra cintura, però o vai per un'unificazione dei titoli facendo passare in qualche modo l'Undisputed Kingdom, oppure un gran casino. Di certo Top Flight potrebbero essere interessanti, ma sono più da futuro, e Infanterie la gente non li conosce, quindi boh, la vedo un po' complicata. Ridarla a Big Bill e a Ricky Starks sarebbe un po' un cancellare, no, la parentesi che c'è stata con Sting e Darby Allin, dando però nuovo valore a questa coppia, perché comunque vincerebbe un torneo. Manca qualcosa in questo torneo, è innegabile. Manca qualcosa, credo che manchi il Blackpool Combat Club, perché mi sono immaginato, non lo so di per certo, ma credo che John Moxley abbia qualche problema fisico. Non l'abbiamo più visto lottare, era in coppia con Castagnoli, stava andando bene, aveva battuto gli FTR. Per quale ragione non andare sul ring nel torneo? Probabilmente perché ha qualche malanno e quindi non riesce ad andarci. Ovviamente, se poi il torneo lo vince solo gli FTR, avremo già dei primi sfidanti con Castagnoli e Moxley, però anche lì chi se ne frega di avere dei primi sfidanti, era bello vederli nel torneo. Nel torneo manca sicuramente qualcosina, e qualcosina è sicuramente di troppo. C'era anche una faida tra Top Flight e Private Party, però non credo proprio che vedremo loro due in finale, e comunque era una faida minore. Insomma, credo che questo torneo di base abbia due problemi, e il primo di questi problemi sicuramente è la gestione dei tag. Da quando esistono i titoli Trios, i tag sono stati un po' dimenticati. Non dobbiamo pensare al regno degli FTR come a un regno della Madonna, perché è stato creato come un regno della Madonna. Lo è venuto fuori, cioè è venuto fuori così per le prestazioni, perché di base nessuno si sarebbe mai immaginato che una faida con dentro Juice Robinson avrebbe portato a un match stellare all'interno di una puntata di Collision. Quindi è nato quasi per caso quel regno, e trainato da questa sensazione, da questo desiderio degli FTR di lasciare veramente una legacy importante. Quindi di base hanno inserito qualcosa di più, ma è sempre stato troppo poco. Cioè il tag wrestling della All Elite, che è sempre stato The Elite nella prima parte della loro storia, è diventato molto meno importante. Infatti ad oggi abbiamo meno lottatori capaci di darci quelle emozioni lì in coppia, e pensiamo soltanto ai Private Party persi tra infortuni e booking legato a Matt Hardy. Pensiamo ai Top Flight tra infortuni e la crescita esponenziale di un Dante Martin che è troppo più bravo del fratello, poco da dire. Pensiamo agli Aussie Open che sono fantastici, sono arrivati come un tag team della Madonna, appena arrivati subito sono riusciti ad andare per delle cose importanti e poi uno si è rotto. Cioè anche un po' la sfiga degli infortuni, anche un po' alcune cose che sono capitate. Di base però, e lo dico con molta serenità a sto punto, c'è il secondo problema, cioè il fatto che comunque il tag wrestling
è di base meno considerato in assoluto dai tifosi sia italiani che americani, e quindi si va di conseguenza, cioè è un rapporto che è sempre a sfavore del tag wrestling. Io lo amo alla follia, ma credo di essere uno dei pochi effettivamente che ama tanto il tag wrestling, quindi è così. C'è ben poco per i tag team e purtroppo va così. Quindi la gestione un po' fallimentare della All Elite da quando esiste la cintura Trios e un po' il disinteresse globale da parte del tifoso medio. Sperando che questo trend cambi e che migliori, sperando che in una prossima eventuale occasione di torneo tag, perché tanto prima o poi ci sarà un altro torneo tag, ci sia materiale diverso e ci siano possibilità diverse. Noi ce lo auguriamo, ovviamente io mi aspetto un po' anche la vostra. Ditemi nei commenti cosa ne pensate di questo torneo, provate anche voi a dirmi secondo il vostro intuito chi potrebbe vincere e come potrebbero andare le cose. Io sarò lì a leggere tutti i vostri commenti come sempre. Nel frattempo vi ringrazio, vi saluto, ringrazio i nostri abbonati che ci stanno dando una grossa mano per essere qui e per continuare questo grande lavoro che stiamo facendo, e davvero è importantissimo l'apporto che ci danno, quindi grazie di cuore a tutti quanti. Ci sono tanti video che sono già in preparazione, stiamo già lavorando a tantissime cose in queste settimane, quindi mi raccomando, continuate a seguire il canale, è importante, noi ci teniamo tanto e per questo vi ringraziamo, perché vediamo che siete sempre pronti a guardare, a commentare, a farci sapere la vostra. Vi saluto e vi ringrazio, io sono Stefano, la voce di AEW Italian Podcast, noi ci rivediamo, alla prossima!